Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio. Come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga, e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio, o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere, annunciava loro la parola come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Buongiorno. Gesù continua a raccontare a dei pescatori parabole sul seme gettato a terra. Questa scelta, che è evidentemente programmatica, lo porterà infatti a scegliere l'elemento del pane e non quello del pesce per istituire l'Eucaristia. E perché? Perché credo sia più facile verificare quando il grano è nato da un seme gettato. In base al terreno, alle condizioni di siccità e alla cura del mugnaio, si capisce quanto veramente è emerso. La nostra vita è quel seme gettato sul terreno. Il seme non è la fede, è la vita che germoglia e diventa grande, piena e forte. Dovremmo ricordarcelo sempre. Ci sono vite invece che appassiscono ancora prima di essere vissute, a causa, per esempio, della dipendenza da droghe, ma anche sempre più spesso da pseudo-guru religiosi, anche nella Chiesa, che fanno il lavaggio del cervello fino a dirti di che colore fare la cucina o che macchina dovresti comprare. Ma Gesù ti dice oggi: liberatene. Non aver paura di essere un granellino di senape in mezzo a forze potenti, a lupi che ti dicono: se te ne vai da me non troverai più nessun altro. Liberatene. La senape è il più piccolo dei granelli, ma con la forza di Dio può diventare dimora per uccelli e fauna che alla sua ombra trovano ristoro. Non gettare via la tua vita. Liberati. Non sprecare l'opportunità di liberarti oggi da chi o da che cosa ti rende schiavo. Io ci sono, il tuo parroco c'è, il tuo vescovo ti aspetta. Tante persone sono pronte ad accoglierti e darti casa, perché tu possa vivere una vita vera, non la vita di un bonsai, ma la vita di un granello di senape divenuto il più grande degli alberi. Raccontami oggi la tua esperienza di liberazione, se l'hai avuta, oppure le tue paure. Condividi questo video con i tuoi amici e non dimenticarti di chiedere anche a loro di iscriversi al mio canale. Buona giornata e ti aspetto domani con un nuovo video.